Questo è l'Ottocar Territo U, posto guida, un po' spartano, un po' duro, ma se lo facciamo andare bene, dai, carrellata veloce sui 74 posti, più 4 accompagnatori, l'autista. Calor. Un sacco di spazio per tanti tanti nanerottoli che caricheremo dopo per riportare alla sede del centro estivo dal Cormor. Come dicevo, secondo servizio della giornata, abbiamo già fatto prima quello con il collega. Come mi sembra questo mezzo? Allora, dai, ve lo mostro. Sto anche le frecce, che ho appena fatto un po' di retromarcia per mettermi in ombra. Beh, il volante è lo stesso dei Vectio, delle VA, che sono insomma spartane ma solide. I soliti comandi, eccoli qua. Porte, il cambio ZF, mi pare 6, sempre 6 rapporti. Ecco qua, come sui Vectio, tastino Eco o Power. Non che cambi chissà che la vita, ma vabbè. La scatoletta Tom Tom, i comandi del clima. Forme all'interno squadrate, semplici. Qui che basta. Il manettino. Le regolazioni del volume, anche se... Oh, le trombe, sì. Non vedo autoradio. Infatti non c'è, c'è solo il crono, tachigrafo quassù, tac. Per fortuna vado solo in pausa. E segna 134.000 km da quando è stato omologato, però sul display del mezzo c'ho il nastro che mi copre i chilometri, quindi probabilmente è stato importato, o comunque il mezzo ha più chilometri di quelli segnati dal tachigrafo, perché quello è stato installato quando è arrivato da noi, immagino. Niente, allora non posso raccontarvi altro perché non trovo i dati di questa macchina. Posso solo mostrarvela, dai, eccoci qua, probabilmente l'avete già visto nella diretta che ho pubblicato prima. Oltre a squagliare, dovrò perdere del tempo a censurare i loghi. Dai, qua non si vede. Ecco, la fiancata del Territo U. Vediamo se riesco magari a prendere il meno possibile i loghi, giusto per non perdere tanto tempo. Sempre 12 metri, due assi, forme belle squadrate. E mi sembra abbastanza agile, si passa bene un po' dappertutto. Quindi, che dire? Dai, guardatevi un po' questo POV, sempre nei dintorni. Molto molto semplice, un servizietto facile per riempire la mattinata. Dopo vado a chiudere il turno serale di Cervignano e si correrà un po', ad esempio. Molto molto sado, dopo si fa un po' di chilometri, si fa un po' di ore di nastro. Sicuramente vado in supero nastro. Vi do appuntamento come sempre al prossimo video. Non so ancora con che mezzo lo farò né dove, ma lo scopriremo assieme, ovviamente, se vi iscrivete al canale. Ciao!
Thank you.
Thank you.